Oggi si muore di caldo. A Palermo si muore, ma non di caldo. Ha letto il giornale, una strage, 5 omicidi. Una vera ammazzatina. Però fanno dei bei funerali. A proposito, lei come si sente? Io aspetto la morte. Ma che dice? Ma non la mia! Caro barone, prima di seppellire la mia... Un altro capello, che schifio. E il quarto. E il quarto che troviamo stamattina. Se continua così, fra 50 anni sarò tutto operato. Eppure sa cosa le devo dire, commendatore? Che a mia l'uomo pelato mi piace in fondo, la donna no. E che è diventato frocio, barone? Magari, amico mio, almeno non avrei la preoccupazione di aspettare un figlio. Ma perché? È incinto? Non me l'aveva detto, però deve essere di pochi mesi, dalla pancia non si vede. Lo sa che non posso avere figli, dicevo di mia moglie, si ricorda del pranzo. Ah sì sì, e si mangia bene. Sì, ma volgarmente, senza tratto, senza aristocrazia, mangiare e basta. Barone mio, oggi dove c'è aristocrazia non si mangia, e dove si mangia non c'è aristocrazia. Ma se mangia dove c'è politica? La politica è una cosa volgare. Ma lei la volgarità di mio suocero, Don Totò Cesaro, se la ricorda bene? Altro che se me la ricordo. Bella figura di porco. Eppure lo stavano a sentire come tanti babbei. Basta che apriva la bocca. Alla faccia di chi ci vuole male. A noi non ci vuole male nessuno, noi siamo tutta gente col timore di Dio. Che sa, forse al signor notaio qualcuno ci vuole male. Ma neanche per sogno, a me la mettevano. Guarda, non volevano come mangio. Si è allenato a Roma. E perché a Palermo, alla regione, scherzano? Basta così. Donna Maria, bevete allegramente, che oggi in cielo la buon'anima di vostro marito sciala. Mio marito fu ammazzato e oggi non sciala. Può scialare, perché lui lo sa che ha avuto l'appalto e che costruisce il quartiere. Noi, gli amici, grazie anche all'intervento amichevole del nostro commensale. Mio marito fu ammazzato e i quartieri non ne costruisce più. Chi muore giace e chi vive tace. Discorsi di vedova. È il barone mio genero, che dice? Che volete che vi dica? Io sono vegetariano e di morti ammazzate ne capisco poco. Sono cose vostre. E di affari ne capite poco ugualmente. Però per le cose nostre, che dovrebbero essere anche vostre, voi, caro barone, non avete né mano, né maniglia. Questo è proprio piaciuto. Dovete sapere che il barone mio genero le maniglie non le tocca. Quando deve aprire la porta, lui le maniglie le apre col gomito. Oh no! E che male c'è? A me le maniglie mi fanno schifo. Le toccano tutti. Sono come la moglie del cornuto. Ti pare giusto, donna Maria, che uno le maniglie le deve toccare con la mano, che sporcano? Perché non fanno, dico io, delle maniglie basse, che so, all'altezza di un gatto, che uno le può aprire almeno igienicamente con il piede, che in questo caso si potrebbero chiamare pediglie. Questo non è male. No, pediglie, ma guarda dove uno fa usare la materia grigia, che se invece che qua la usasse a letto la materia grigia. Papà, per carità, non ricominciamo. E magari uno si ammazza di fatica per avere un nipote nobile e lasciarci la roba e i nipoti non ne vengono. Papà, queste non sono cose da mettere sulla bocca di tutti. Ma che bocca è bocca? Qua gli amici nostri non hanno bocca. La bocca ce l'hanno solo per mangiare. Mimì!
Un momento, mi sto sciacquando la bocca. Mimì, ma non vieni? Ecco, mio amore. Ma che c'è, mal di gola? Oh, su, vieni a letto. Aspetta, amore, fammi vedere se c'è qualche messaggio importante. Barona Don Memè Galluzzo. Assorda! Questa segreteria telefonica mi costa 5.000 lire a pernacchia. Organo sessuale maschile, 4 lettere. E che può essere? Lo sapevo, ma me lo sono dimenticato. Ecco, che cosa c'entra adesso questo? Infatti c'entra raramente. Per cortesia, non essere volgare. Ti ho fatto mancare mai niente, dico, nei limiti della virilità. Un figlio, m'hai fatto mancare. E che, è colpa mia? Scusami tanto, io la mia funzione le esercito. Mi sono fatto anche vesetare e risultai abile alla riproduzione. C'ho pure il certificato. E forse che io non risultai abile? Sì, signore, abile risultaste. E allora se vede che non ci incontriamo, che ne so, saranno le macchie solari o i satelliti, oppure l'inquinamento. Mia cugina Adelina si sposò lo stesso giorno nostro e ha avuto due gemelle. E si vede che a tua cugina Adelina l'inquinamento c'è facile. Vedi, gioiuzza, amore mio. Ogni circostanza naturale ha effetti positivi ed effetti negativi. Tutto è relativo, come diceva Einstein. La birra, per esempio, ossia ti restringe e a me me dà la sciolta. Ma perché Einstein che era stitico? Non ti mangiare le unghie, che mi fai venire il nervoso. Ma no, Riproviamo anche stasera. Mi sento che questa volta esce. Abbiamo giocato all'otto. Dai, Rosalba, su. Se tu la metti così non riesco nemmeno a provare. Vieni, facciamo la provetta. Rosalba, che sono un laboratorio che mi... Sì. Per favore, dai. Rosalba. Per certa cosa ci vuole una certa preparazione, scusa, che siamo dal barbiere, che uno entra e ci fa la barba, dai, tu, mettila! Facciamo questa barba, Mimì. La barba, su, per la barba ci vuole il pennello. Sì, col pennello, che bello il pennello, Mimì. Ma siete una famiglia di fessate, siete, anche tuo padre, già banchetto, mi ha fatto innervosire, mi ha fatto. Mimì. Se papà non ha presto il nepote, se ne muore. Ma che se ne muore. Quello per fare dispetto a me è capace pure che campa 100 anni. Eppure Don Toto Cesaro sa che è un topo. Pronto, pompe funebre Langatta. Ed io? Un momento che lo chiamo. Signor Barone, al telefono. E chi? E che ne so io? Dai, vai. Pompe funebre Langatta, per servirla. Ma no, Don Totò. E quando? Ma chi te l'ha detto? Certo, il funerale dovrebbe essere mio, se non ci arriva prima qualcun altro. Il genere amico fraterno, ci penso io, ci do io la ferale notizia. Non lo so dove sta, non ti muovere, vado subito. Oh, Gianni, stai attento. Hanno ammazzato Don Totò Cesaro. Mi raccomando, silenzio. De tomba. Va bene. Nello spettacolo di Eva e di Erika, di uno squisito cromatismo, aleggia nella sua pur informale espressività tematica un dualismo ambiguamente saffico. Minchia. Ma molto leggero e estremamente impalpabile. Pippo, ma che cacchio hai scritto qua che saffica? Una cosa impalpabile, Mimì. Che aleggia, che non sta davanti, sta dietro. Ma se sta dietro, allora non è saffico. Cosa non ma io parlavo di una recondita intenzione, di un sentimento che opera come un trasporto onirico nel subconscio inconsapevole. Mi spiego. Mimì! Che c'è? Meno male che t'ho trovato, Mimì. Tu, cioè c'è? Te devo parlare. Te devo dire cose lapidarie. E parla, no? Ma così con un popolo? Ma perché che è una cosa grave? Grave, dipende. Hanno ammazzato il tuo suocero, Don Totò Cesaro. L'hanno ammazzato.
L'hanno ammazzato. Don Totò. Don Totò. È morto. È morto, sì. È morto. Mi sento male. Oh. Un mastalla per il barone. Oh. Non capisco perché si sente male. Il suocero era ricco. La moglie, figlia unica. Secondo me si dovrebbe sentire bene. Tu dici che mi devo sentire bene? È logico. Con il dovuto dolore, naturalmente. E allora io mi sento bene. Grazie per le vostre risposte estremamente chiarificatrici. A domanda risponde. Non ne so niente. Casomai lo sparatore poteva essere un camion, come anche forse una motocicletta. Grazie. Va bene, può andare. Salvo, va. Andare? Venga lei, venga. L'altro? Allora mi dica, cosa ha visto lei? Ma signor commissario, a me mi è sembrato che la macchina dello sparatore era nera. Ma poteva essere pure bianca. Insomma, era bianca o nera? Ma signor commissario, io porto gli occhiali neri. E a me mi sembrò che lo sparatore fosse una macchina nera. Se avesse avuto gli occhiali chiari, la macchina forse mi sembrava bianca. E già, se poi portava gli occhiali a strisce, la macchina poteva essere quella della Juventus, no? Sembra vivo! Qua. Andiamo subito a casa. E certo che andiamo a casa. Dove vuoi andare a ballare? Arrivati a casa, andiamo subito a letto. Perché? Ti senti stanca? Mi sento che oggi è il giorno buono. Ma per fare che? Per fare un figlio. Ma... sento di fare piacere all'anima di papà. Ma il piacere, figlia mia, lo devo sentire io, non l'anima di papà. E tu non ti senti? No, a mia il servizio funebre e mia moscia. Mimì. Sei uno stronzo. Bravo, Bragolin, bravo. Fotografaste tutto? Tutto, signor commissario, ho fotografato tutto. Bravo. Bella macchina da presa c'hai, Bragolin, bravo, bella. Ma sì, come la mia? Ma sei una macchina giapponese, signor commissario, di contrabbando. Ah, di contrabbando la compraste, eh. Eppure il tappo è giapponese. Tappo? Qual è il tappo, signor commissario? Questo, Bragolin. Cosa fotografasti? La minchia giapponese, cretino! Comandi. Don Salvatore Citraro ha voluto essere seppellito qua, nel paese che lo ha visto nascere e dove tutto è cosa sua. Come a dire che tutto deve restare nella nostra cerchia e niente ne deve uscire. Le sue virtù preclare di cittadino probo e ligio e la parola rifulsero costantemente durante tutta la sua intengerrima e incontaminata vita. Io vorrei ricordare al genero schiacciato dal dolore. Allah!
Ehi, attento che mi potete far male, non lo so! Vedi! Impotente, dove lo sa? Ma no! L'altro te fa schifo, è un fiore, un crisantemo. Ma Mimì le fa molti regali. Ma certo. Mi ha chiesto proprio ieri un altro prestito. Dice che poi me lo dà tutto insieme, quando prende la data. I fiori sono un omaggio mio. No, siete gran signore. Ma niente, erano di un cuscino sopra la bara del Don Totò. Così rimangono in famiglia. Oh, il naso. Che bello, che morbido, che buon gusto. L'ho indovinato, vero? Mi piace quando indovini così. Prima vestirsi e va. Un paio di. Vestiti, vestiti, sennò Adamo si incazza. Aspettami al bar. Sì. Vengo subito. Sì. Mi si incazzò davvero. Ich will diesen Kerl nicht mehr um dich herum sehen. Hast mich verstanden? Ich bleibe, ich bleibe. Signor Notaro, c'è il barone Galluzzo. Ah, sì, fallo entrare, fallo entrare. Prego, s'accomodi, signor barone. Signor Notaio, sa come le toccano tutte. Prego. E donna Rosalba, non è venuta? No, la mia signora c'ha la testa un po' in disordine. Ah, è andata dal parrucchiere. Ma no, quella parrucchiere, meschina. Casomai avrebbe bisogno di andare dallo peschiatro. Sa, dopo quella storia del funerale, non si è più riavuta. Mi mette le mosche nel minescione. Minescione? Dice che è prezzemolo. Comunque, se dobbiamo parlare della successione, qui donna Rosalba è indispensabile. L'erede è lei. Ma tu guarda che complicazione. E adesso lei si è messa in testa di non voler uscire di casa se prima non ci nasce un figlio. Allora minimo minimo 9 mesi. Anche 7, volendo accelerare. Ma qui sono 2 anni che mia moglie e io cerchiamo di accelerare, ma... Signor notaio, non ci può dare una mano lei? Ma con chi? Con la sua signora? Ma no, ci mancherebbe. Con l'eredità. Don Bebè, mettiamo da parte donna Rosalba e parliamoci d'amici. Il testamento vale e non vale. Nel caso nostro può anche non valere. Ah, no? E qua bisogna che siamo tutti amici, don Bebè. Sa com'è? Una mano lava l'altra. E se dobbiamo essere amici, lei mi dovrebbe portare una certa carta. E quale carta? Don Bebè. Il suo defunto suocero, don Totò Cetaro, buon'anima, ha lasciato sicuramente una specie di documentazione. Sì, per l'affare del nuovo quartiere. Una carta che, come potrei dirle, potrebbe risultare pericolosa per me e per certi amici. Ma io, questa carta dove si trova? Questa carta è a casa sua.
e lei me la dovrebbe portare, anche perché a lei non serve. Ah, non mi serve. Anzi, se la tiene lei, le può capitare qualche guaio. Mentre invece se la tengo io, viviamo tutti nella santa pace. Ma questa carta come si riconosce? Don Mimì, lei la tocca, sei scotta, quella è! Aspetta, Marci. E questo non è, e questo non è, e questo non è, e... Villa Assessore Regionale Fognature. E questo non scotta, puzza. Mimì, dove sei? Sono qua, sono intento alle ricerche, che qua è tutta una pedenzia. Tu hai trovato niente? Io ho trovato questa carta qua. Rosalba. Rosalba, io ti avevo detto di cercare la carta del gabinetto dell'assessore, non quella del nostro cesso. E poi io vorrei sapere che cos'è che ti sei messo in testa. Mimì. Tu mi devi fare un figlio. Ma come qua, ora, in cima alla scala? Sono stata dalla signora Catrica Lalamaga. Brava. M'ha detto come si fa. Come si fa? Mi devi fare tua, tenendo in mano una candela benedetta. Accesa? Accesa, nella mano sinistra. Ma è scomodo, Rosalba. Mimì, proviamole tutte. Proviamole tutte, proviamole tutte. L'ultima volta abbiamo provato con l'ortica, che ancora lo so io come mi brucia. E ora con la candela accesa. Ah, Don Mimì. Buonasera. Ha fatto presto. Pure lei con la candela. C'è stato un cortocircuito. Per fortuna che le candele le tengo sempre con me, a portata di mano. E oggi di candele ne girano tante. S'accomodi. Ma lei stava già andando a letto? Ma no, anzi, prego. Grazie. Un marsala all'uovo? No, grazie, non si incomodi. A me il marsala mi fa perdere la testa. Andiamo, non si preoccupi. Che magari bevo anch'io. Così la perdiamo tutti e due. Simpatica. Cin cin. Cin. Ma è vero che la signora Rosalba non si sente tanto bene? Sì. C'ha le sue fissazioni, le sue fantasie. Meschina, non ci si può più parlare. Ah, che peccato. Ha un marito così interessante e non se lo può godere, povera signora. Lei invece va facendo il galluzzo. No, no, sai, io con tutte le preoccupazioni che ho per l'eredità. Ma perché? Il notaio le ha fatto difficoltà. No, cioè sì. Don Mimì, con me lei si può confidare. Che le ha detto? Di portargli una certa carta. Come lo sa lei? Lo so, barone. Lei di quella carta non si deve più preoccupare. Il notaio Dio guardi. Il notaio Dio guardi non ci deve più pensare. Ce lo dice Maria Camerò. Ma allora la carta non serve più. Serve, serve. Fai conto che è conservata qua dentro. Là dentro. Si trova poi. Avanti. Prendila, è tua. Ma basta allungare una mano, come si dice. Che bello. Ma se... Sono due o tre? Barone, prendete tutto, prendete tutto. Via, la candela mezza. Va bene, accetto. Sì. Ma che fa, spegni, donna Maria, per cortesia. Fammi impazzire, barone. Dove vai? Che fai? Sì. Vieni qua, dove vai? Attenta la lampa.
Scendi, andala a prendere l'osso, scendi! No! Quanto capricciosa sei, scendi! No! Scendi, che sei capricciosa! Vada via, signore, ti guardo io! Lasci, signore, vado un momentino da qui! Sì, è là, è là! State buona, sai! Voglio fare un altro giro! Come ti chiami? Stefania. Stefania? Ci vieni con me? Ci vieni? È pazza. Lei si deve convincere che sua moglie è pazza, caro signor barone. Ma tutte a me mi devono capitare. Ma come fu? Come è successo? Com'è successo? E lei ha presente il parco dei divertimenti, dove ci sono le giostre, no? Sì. C'ha presente il cavalluccio? Sì, vagamente. Oh, e quella sua moglie è piombata lì come un'invasata, ha preso la bambina e se l'è portata via. È proprio per un rispetto verso la sua di lei persona, perché... Grazie. Questa è roba da sequestro, roba di corte d'assise, signor barone. Dio, che vergogna, che vergogna. Mi deve credere, signor commissario, non ho parole. Grazie. Certo, la clinica è una soluzione. Provvisoria, è vero, che noi adoperiamo, insomma, qualche volta così, per casi umanitari, per gente che si può permettere di pagare, capito? E certo nel caso che si tratta di pazienti, che la portiamo in clinica, li portiamo all'uccellone e lasciamo lì dentro. Lei c'ha la possibilità di... Beh, sì, con qualche sacrificio. E allora? Sono il barone Galluzzo. Osaccio. E io sono Pasqualino Mosco. Ah, per servirla. Ah, sì, sì, mi ha parlato di voi, donna Maria. Qui non si parla. S'accomodi. Sua moglie è al reparto 1. Proprio seriamente. Ah. Ha tentato il suicidio? Ma no. Eh sì, due volte. Due volte sole. Ma come due volte sole? No, sa come si dice, non c'è due senza tre. È qui. E cerchi di assecondarla, non la ecciti. No, eccitarla io, e quando mai l'ho eccitata? Salva, ti ho portato i cannoli che ti piacciono tanto. Ma non... È assente, parla soltanto con il bambino. Il bambino? Quale bambino? La seconda. Ah, il bambino! Ma guarda com'è cresciuto! Vaffanculo. Surprise. Surprise. Che fai lei qui? Va fuori, stronzo! Dai! No, su, ma... What do you want here? Oh. Just tell me who that is. Vieni. Perché m'hai portato qui? Chi è? Tu ora stai buono là. Con tutti quei capelli, ma che cacchio crede di essere? Io lo rovino! Ma chi è? Come dire... Ritorno del passato. Eva è il suo peccato originale. Che significa? Che vuoi dire? Parla. Parla. A tu volere sapere? Eh? E io ti tire. Tu mi tire. Ecco. Questo succede 2 anni fa. Lo ammazzò! Per mia è buttana. Ha parlato verticchio, esagerato buttana. E che tu sei uno di quei siciliani retrogradi, testa dura. E non bussare. Che è piena. No, ma non sta bene per la serietà della vita. E
Ecco, questo è il problema, che tu sei troppo serio qua con tutto questo recipiente. Ti manca la gioia di vivere, l'euforia. L'euforia della droga. Mimì, per mia Eva, te fa cornuta, hai capito? Sei antiquato. Sì, signore, sei antiquato. Siete tutti antiquati, incapaci di capire la rivoluzione sessuale che c'è in atto. Bravo. Avanti, tu sei stato mai a Copenaghen? Ci sei stato mai? No. No. E là il cornuto non esiste. Evviva, a parlare del danese. Mamma mia, la droga è droga. Ma quale droga? Un grammo. E tu allora che ti mangi mezzo chilo di peperoncino al giorno non sei drogato? Mimì, ma tu scusami tanto, in quale perimetro culturale ti muovi, eh? In quello palermitano, dove la droga è droga e un cornuto è cornuto. Pisserì, Tuccio, questa è ristrettezza mentale. Il mondo oggi non ha più confine. Va a pensare se una donna è onesta, non è onesta, il peccato, il tradimento, un mangia, che ballacchi, fisserì, da sottosviluppati. Ma guarda, e parli tu che sei pure sposo e marito? Prego, io sono vedovo, vedovo bianco. E forse, chissà tra poco, pure vedovo nero. Pronto. Pronto! Prontissimo. Chi è che parla? La vedova Cameron ha riferito. Ed io sono a disposizione. Però intendiamoci bene. E poi gliela porto al cancello. Stanotte. Stanotte? Cos'è subito? Dopo stanotte cambia il turno e non si può fare più niente. Lei si prende la signora e simula il suicidio. E come si simula il suicidio? La mette... Pronto? 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 Come? Queste telefoni sono una petenzia. È pronto Milano? signorina, mi sente? Io non sento un cacchio, signorina. È pronto? La mette. Ma dove la metto? La mette, i polsi. La signora già due volte ha tentato. O se preferisce barbaturici. Non ho preferenze. Allora le due cose insieme, meglio abbondare. Ma dove si deve... ma dove si deve svolgere la cerimonia? Poco lontano dalla clinica, in un posto isolato. Prima si penserà alla fuga e poi al suicidio. Ma allora voi non fate niente? Bella parola. Pasqualino Mosco non fa niente. Non avvertire mai quando prende, mi raccomando. Che c'è adesso? Mimì, io ci ho pensato bene, non vengo. Ma come non viene? L'infermiere ci sta aspettando all'ingresso di servizio della clinica. Ma è un omicidio, mamma. Ma che omicidio, scusa? Rosalba ha già tentato il suicidio due volte. Casomai si tratta di evitare inutili sofferenze, una facilità. Ma inutili sofferenze a chi? A mia. Ah. E anche a lei, naturalmente. È un caso di eutanasia, Tuccio. Ma perché devi inguaiare proprio a mia? Perché? Perché tu sei nel ramo. Scusami tanto, tu abitualmente che cosa trasporti? Defunti? Sì, ma quelli sono defunti morti. E qui si tratta invece di una defunta ancora viva. Ma pazza, mischina, hai capito? Sì, ho capito. Mannaggia la morte! Cosa mi fai dire? Non ci pensare, andiamo, andiamo, va. Ma che te ride, scemonita? E state zitta! Tanto sta arrivando quel fesso di tuo marito. Il barone Pappagalluzzo. Uè, uè. Puttana, che cacchio fai? Mimì, tu sei il primo che si lamenta. Rosalba, come stai bene? È imbottita di tranquillanti. Meno male. Gli passerà. Con tante salute alla vedova Cameron. Rosalba, adesso vieni con me. Ti porto a riposare, eh? Ti faccio fare un sonno lungo, 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 lungo. Bacio le mani, donna Rosalba. Ma che baci, scemonita, aiutala a salire piuttosto. Tu copriti, amore, non vorrei che t'ammalassi. Ah.
Ecco, mi fermerei, mi qui va bene, no, mi no, 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 qua è sporco. E dove la vuoi portare? Ah, attento che sbatte! Non sbatte, e non c'è bisogno che la smucini. E che la smucina? Io la sorreggevo. La sorreggeva, la minna. Però che belle forme aveva tua moglie. Come sarebbe, aveva. Ormai... Ecco, eccomi, guarda, io mi fermo qui, è pulito. No, è sporco tutto, guarda, più avanti, tanti. Ma così andiamo a finire troppo lontano, che la vuoi portare direttamente all'altro mondo? State zitto, state! Vuoi, parla, basta che parla, vai più avanti. Ma dove? Anzi, no, fermatela, più là. Guarda come deve frenare questo. Vieni, scendi, amore, bella, vieni. E tu che fai, Duccio? Niente. Io trasporto e basta. Ma non fare il fesso, ti ripeto che è un caso di eutanasia. Si dice eutanasia. È eutanasia. Ma lo vuole insegnare a me? Ma cosa ci vuoi scoperto che si dice eutanasia? Ma vaffanculo, va. Dai, vieni, amore. Mimì! Io a questa l'ammazzo. Porca miseria! Qua ci vorrebbe uno pratico! Dov'è? Mamma persa! Ah, Rosalba! Ti puoi smarrire! Ma tu guarda com'è tenuto questo posto! Non ci hanno messo nemmeno un lampione! Il governo se ne fotte! È un galantuomo che se ne va per i fatti suoi, corre il rischio di rompersi la corna! Porca d'inferno! Amore mio, perdonami, perdonami, amore. Amore, ti prego, non fare così, non ridere. Amore mio, io ti amo, amore, ti amerò fino alla morte. Su, alzati, che ci manca poco. Fare così, non da morte. Peggio, lassamilla mia. Lassamilla mia, ma se no t'ammazzo. Ma che fa? Ma che fa? Ma come si permette? Scusi. Ma quella è la mia signora. Noi siamo scusati, ma la vuole finire? La finisca o sarò costretto a chiamare una guardia? Beh, no, 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 ora mi sembra che stia esagerando. Stia fermo con le mani! Tutto! Aiuto! Se ne approfitta perché sono più piccolo. Guarda, cornuto. Cornuto mio. A te e a tuo padre. Ora mi paghi? Questo non lo dovevi dire. Che schifo. Dio, che ho fatto, che ho fatto. Ma che? Niente hai fatto. Delitto d'onore è stato. Su, portiamo via la signora. Donna Salva, su, coraggio. Muoviamoci. No, la prego, la prego ancora un po'. Andiamo, la prego, su. Avanti, avanti. Svegliamo. Ciao. Su, andiamo. A presto. Mimì. Camminate. Dai, andiamo. Ma che andiamo, andiamo. Io mi sto cagando sotto. Signora, mi dà Flash Gordon, per favore. Va bene. Sì, sì. Pronto, barone Galluzzo. Barone Galluzzo, volevo avvisarla che sua moglie è sparita. Mia moglie è sparita? Ma come? Se... Chi parla, prego? Sono il dottor Filograsso della clinica Le Foglie. Non sappiamo come possa essere successo, ma è davvero sparita. Ma che significa sparita? Ma come? Uno spende miliardi, ma che dico, milioni, e uno sparisce. La polizia l'avete avvertita?
Beh, naturalmente, è già stata avvertita. Oddio, l'hanno avvertita. Come? Ah, la stanno cercando. Chiamate, ti stanno cercando. Per favore, mi raccomando, cercatela bene. Con calma. Arrivederci. E che faccio? Cosa faccio ora? Tomati occulto a te, Amanda, mangiate le unghie, che è proprio il momento. La polizia. Ma come mai così presto? Non è normale. Tu non ci sono, io non ci sei, non c'è nessuno. Zitta! Nasconditi. Arrivo! Mi devo mettere in ordine. Quelle della polizia ci tengono molto all'ordine. Eva! Cavallucchio mio! Cavallucchio mio, come sono contenta! Pure io! Eva! Come bello qui! Ah, was bin ich glücklich! Ho litigato tanto! Ho litigato tanto con Erika! Sono venuta qua a stare qualche giorno, già? Come qualche giorno? Non sei contento? Sono contentissimo, anzi al momento mi pigliavo un colpo, ma non lo so, arriva all'improvviso come un bagaglio. Ah, cavallucchio, ora prendo la mia valigia e vengo subito, subito, subito. Ma no, no, Eva, non c'è premura. Ma no, ti sto dicendo che non è possibile. Passerotto mio, dolce delicato, mia moglie può capitare qui da un momento all'altro. Non era la tua moglie in manicomio chiusa? No, è aperta, cioè voglio dire è scappata. Vedi, amore, mia moglie è scappata questa notte misteriosamente dalla clinica. E magari adesso va in giro armata. Armata? Te l'ho detto, è pazza. E può essere la tua moglie? Sì, 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 è la mia moglie. Vieni questo, vieni di qua, vieni di qua. Ci dobbiamo nascondere. No, 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 anzi no. Sì, mi ha detto. Sì, comunque. Ma in cofa? Ecco, sì, piglia la tua cofa. La tua cofa, la piglio io. Sta piglia da qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Di qua giù, di qua giù. Vieni, guarda. Qua, 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 qua. Tutta qua. Fai quello che ti pare. Suona, balla, canta, ma non ti fare vedere, non ti fare sentire, non ti fare scoprire, hai capito? Ci vediamo. Addio. Vengo! Maria! Che bella sorpresa. Ciao, Mimì. Che fai? Non entri, Maria. Pasqualino, l'infermiere, sa il fatto suo. Sei rimasto contento? Non c'è male. Ah, oh, che pace, che tranquillità che c'è qui, eh? Insomma, non mi posso lamentare. Prendi. Ma siedete, dai. Ah, sì, grazie. Mimì. Maria, che c'è? Adesso che tua moglie è sistemata, ti devo dare una bella notizia. Che notizia mi devi dare, Maria? Mimì, eh? Aspettiamo un figlio. Che bella notizia! Che c'è? Mimì! C'è qualcuno, ne so. No, una donna. No, non c'è nessuno. Guarda che non sono una che si può prendere in giro, eh. Ti giuro, non c'è nessuno. Non c'è nessuno che mi possa ammazzare. Non c'è nessuno. Guarda che ti ammazzo io. No, che fai, amore, che fai? No, ti prego, amore mio dolce, benedetto. Mimì, è vero. È vero che mi desideri tanto. Oh, Mimì. Mimì. Prendimi qua, selvaggiamente! Sì! Vengo! Io l'ammazzo. Rosalba!
Evasa. Dai! Porco miseria! Nel prato. C'è qualcuno? Chi è? Si fosse affogata. Rosalba! 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 Sente, canta la pazza! Signora, sono mortificato. Scusa, amore, ma quella pazza mi fa impazzire. Maria? Maria! Ti sei arrabbiata? Io ti chiedo scusa e perdono. Maria! 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 Uccisa! Praticamente morta. Dai, beve, beve, il telefono, e beve, beve, e beve! E pronto? Chi, Erika? Ci mancava anche questa. Che cosa fai di bello, Erika? Certo, come no? Ho cose molto importanti da dirti sulla tua cara amica Eva. Vieni al Residence delle Rose. Sì, Residence delle Rose. A che ora? Ah, alle tre. Aspetta, me lo scrivo. Residence delle Rose. A me, arrivederci, tante rose. Oh, Rosalba, tu perdonami. Insomma, voglio dire, perdoniamoci tutti, no? E forse magari tre. Queste cose non si può mai dire. Dipende dalla serata felice, dall'ispirazione, amore. Pompe funebri Langatta per servirla. Tuccio, sono Mimì. Ah, ciao, Mimì. Scusate un momento. Rosalba, mi fottio, insomma, hai chiuso la porta. Come? Ti ha fottuto? Che porta? Sì, per favore, vieni subito. Va bene? Ah, certo che vengo subito. Non dubitare. Mi dovete scusare, ma devo... devo proprio andare. C'è un sepolto vivo lì. Voi non vi muovete di qua, se prima non abbiamo concluso l'affare. Ma abbiamo parlato di tutto, no? Mi dovete solo dire dov'è il morto. Il morto non c'è ancora, ma è in preparazione. Bandai! Come fanno a cinema? È Tuccio che non arriva. Tuccio! Tuccio, sono qua in biblioteca! Tuccio, sono qua! Tuccio! Tuccio, lucurnuto, Tuccio!
salva. Bacia le mani, barone Galluzzo. Ci riporto alla sua signora. Oh, guarda che combinazione. Ma dove l'avete trovata? In giardino. Era un pochettino agitata. Aveva in mano questo ferro da stiro. Ora la facciamo dormire. Ah, che impressione. Ecco fatto. Per qualche ora donna Rosalba dormirà profondamente. Ne approfittasse. Che devo approfittare? Io non me la sento, Mosco. Come non se la sente? E questa notte come ha fatto con quel povero disgraziato? Ma chi io? Ma quale disgraziato? Che sta dicendo? Come che sto dicendo? Che la bambola di sua moglie. Mi... La bambola, vero? Che cosa si può fare? Signor barone, con la bambola di sua moglie, lei ha lasciato il suo biglietto da visita, ma non si deve preoccupare. Di bambole, ce ne sono tante. Solo Pasqualino Mosco sa. Io posso stare zitto. Se trova la sua convenienza. E allora che devo fare? Ditemelo voi. Come che deve fare? Lei deve solamente ereditare, possibilmente subito. Così diventa ricco. E fa ricco ma cara mia, eh? Non so come ringraziarti. E meno male che ho incontrato voi, che siete un galantuomo. No, ero rovinato. E se ricordi, o vedovo o in galera. O vedovo o in galera, va bene. Sì, allo Ciardone. Dove tutte le mattine il caffè ce lo porta un amico mio. No, a Luciardone il caffè è meglio vedarlo. Ci pensasse, baciamo le mani. Il caffè a me, io sono già avvelenato per i fatti miei, se me lo dice un'altra volta faccio finta di non sentire. Caffalucchio mio, l'hai ammazzata, finalmente siamo liberi. Ma quale ammazzata, ammazzata, ammazzata e siamo liberi, la morta non è mia moglie, lei è la vedova, la vedova è la morta di un altro morto e non ci sto capendo più niente, insomma mia moglie è l'assassina, ecco. E la tua moglie dove sta? È da sopra, che donna, in più senta come ho fatto. La polizia! Vieni qua, di qua, su, sali, basta, prendi e spara se necessario, ormai molto più, molto meno, vai! Che brutta giornata! Tuccio, meno male. Scusa tanto, Mimì, ma avevo un cadavere per le mani. E che non ce l'ha oggi un cadavere, dai, entra. Senti, mi devi aiutare, mi devi dare una mano. Certo. Sai, io sono questo qui prima che ho potuto, naturalmente. Non mi dire che t'impressione, dai. Ma che, si è sentita male? Sì, si è sentita male. Ma è Donna Maria! Sì, è Donna Maria, ma si è sentita male lo stesso, dai, mi deve aiutare a seppellirlo, dai. Piano, dolcemente. Con grazia. Oh, ma quanto era pesante. Ma sempre a me mi devi chiamare, mi... Ma che vuoi, che ti metta la corda con un altro? Attenta, abbraccio. La testa, il gomito, la mano. Non ci dimentichiamo niente. Sono cascato. Ecco, bravo. Ma è autentico questo tappeto? Persiano, perché? No, sai, è una questione di stile. Mimì, se era mochetto io manco ci mettevo le mani. Adagio, per favore, stiamo portando una signora. La signora riposa, conosco il mio mestiere. Sono esperto in trasporti. Però guida male lo stesso. Tuccio, attento alla carrozza, quello c'ha un cavallo solo. Ricordate, sulla strada scegliete la vita. La vita? E che mi devo fare, morire di fame? Buongiorno. Buongiorno. Guardi che lei viene da un senso proibito. Ma io fino a ieri ho camminato qua. Mi favorisca la patente e il libretto. Ecco, questa è la patente e questo è il libretto. Trasferimento Salma. È urgente, sa? Urgente in che senso? Lei capisce, bisogna far presto, la carne è debole. Signor Langanta, qui manca l'assicurazione sulla vita dei terzi trasportati. Eh certo, io trasporto morti. Che vita ci assicura? La vita eterna. Ma perché pure il signore è morto?
quasi. Vabbè, per questa volta Janset. Grazie. Può essere, avete bisogno. Naturalmente noi siamo sempre a vostra disposizione. Circolare, circolare. Suo figlio del bottane era meglio che non lo fermavo. Bravo. Attento che qui c'è l'ultimo gradino. Vai tranquillo, vai. Attento, attento che c'è gente. Ah, come sono magre, ma non ti fa impressione, attio? È magnifico, lo sai che significa per me questo posto? Ero scolaretto e mio padre mi portò qui in visita e subito capì qual era la mia vera vocazione. Il beccamorto. Ma che beccamorto, mamma mia? La vita nasce dalla morte. Se Giulio Cesare non moriva, tu non nascevi. Così, se Dracula non moriva, non nascevi manco tu. Adesso, mamma mia, piega adesso, eh. Piego, piego. Così. Così, e io sono pratico, ora vai tranquillo. Io tranquillo sono, ma tu ti orienti, tu. Sì, io li conosco tutti, vecchi e nuovi. Alcuni erano clienti di mio nonno. Che fa? L'ultima curva, eh? Adesso, eh. Dunque, qui c'è il cardinale, il rosso. E poi, uno, due, tre, e qua c'è il posto libero. Che bella cosa. Sì. Ecco, vai dolce, vai dolce, vai piano. Sì, sì, posiamola delicatamente, con rispetto la vedo, eh. Sì, mi sembra giusto. Aiutami a aprire. Dai. Ma perché le fanno così pesanti? Che hanno paura? Che scappano? Ma forza, su. Che brutta fine. Un tappeto così bello. È fatto. Guarda! Dio guardi, il notaio! Oh. Ma allora, questo è un cimitero! Mi raccomando, silenzio! Non ti preoccupare, non fare quella faccia da funerale! Mettici una croce sopra! Scherzi! Ma che sono scomparse? Ma dove si saranno infilate? Alle volte che lo sa. Un calogero protettore, proteggiami tu! Hanno sparato! Hanno suonato! Ma... ha sparato quello che ha suonato, o ha suonato quello che ha sparato, io sto uscendo pazzo. Vengo, vengo! Oh, oh, signor Mosco, che piacere. Prego, si accomodi. Come mai da queste parti? Prego, dica. Ma come? Ancora? Mi devo fare forza, non devo svenire. Questa è la bambola che è stata trovata accanto al cadavere dello sconosciuto. Sigarette uguale a cadavere. Il fumo uccide? Nella stessa notte, dalla vicina clinica Le Foglie, scompare donna Rosalba Galluzzo. La pazza? La pazza. Che fa tazza.
Bisogna guardare le cose che stanno a monte e a valle. Monte fu ucciso Don Totò Citraro. Bicarbonato uguale Citraro. Eh? O no? E stiamo a due cadaveri e una tazza. Ancora più a monte fu scoperto il cadavere di Don Calogero Camerò, di cui restò vedova Donna Maria Camerò. Un caffè per Don Calogero. E Don Calogero se servio. E infatti fu avvelenato. A questo punto a domanda rispondi. Quando? Che avevamo convocato questa mattina alle 10 che non si è presentato? Donna Maria Camerò, la vedova del Termos. Perfetto. Donna Maria uguale un cornetto. Altro che uno, dottore. E non fa lo spiritoso. Che avevamo convocato per le 11 che non si è presentato. Il notaio Dio guardi. Notaio uguale cucchiaio. A questo punto il quadro è completo. A te, Bragolino, cosa dice? Onestamente, signor commissario, non mi dice proprio niente. E anche a me non mi dice niente. Ma perché qua qualcuno non mi dice qualche cosa? Io non capisco. E allora vuoi sapere io cosa faccio? Metto sotto torchio la vedova Camerò. Avanti. Ah, no. Pronto? Ah, finalmente, mamma. È pronto il cadavere? Quale cadavere? Ma come quale cadavere, mamma? Il mio. Come il tuo? Ma che sei, morto pure tu? Ma che stai a fare il funerale da solo? Mamma, non è il mio. Ma è mio. Capisci? Mi appartiene. Non è il tuo, ma ti appartiene. Mi fa piacere. Insomma, posso passare a ritirare? Vabbè, passa, se vuoi passare. Oh, oddio, il cadavere di Pascolino, me l'ero scordato. Di questi tempi vengono tutti a morirmi dentro casa. Ci sarà lo sciopero dei becchini. Mi raccomando, funerale clandestino, ma onorato. Prima classe. Puro persiano. Il prossimo morto non lo faccio entrare. Mi sto facendo un'esperienza del beccamorto, però... Allora... Uno, e due, e tre! Mi quanto pesa! I cadaveri di oggi non sono leggeri come una volta. Adesso ci mettono il piombo, prima. Il mondo va a rotoli! Pasqualino mio! Però qui non se ne va un torpedo persiano al giorno. Sì! Deve essere Tuccio! Tuccio, non sei morto! Mimì, apre! Eva, ma da dove vieni? Ma che è successo? Fammi entrare! Che è successo? Vi ho cercato. Ora ti dico. Vi ho cercato dappertutto. Dimmi qualche cosa, parla. Sono tanto stanca. Con delicatezza, per cortesia. È un tappeto delegato. Ma chi è che ti ha graffiato in quel modo, Rosalba. Sta cosa fotosa. Io stavo dormendo. Lei mi ha svegliata. Mi ha puntato la pistola a torso. Mi ha chiesto di portarla da Erika. Siamo andati a casa di Erika. E non c'era. Allora abbiamo aspettato, uno incubo. E lei mi ha graffiato come una tigre. E poi ho potuto scappare. Cosa da pazzi. Qui bisogna trovare Rosalba. La dobbiamo recuperare. E soprattutto cercare di evitare qualche disgrazia, perché il peggio non è morto. E come non è morto? Ah, sì, è morto. E là, confezionato. Tappeto? Persiano. Oh, vuoto a rendere. Andiamo. Thank you.
Tu aspetta in macchina, dammi le chiavi. Ricordati che è armata. Lo so che è armata. Pareva che non era morta. Belva senza cuore, oh, basta! E altro c'è ancora! Ma, Silenzio, Mimì! Ma che silenzio, sta minchia! Disgraziato, cosa fetusa! E tu stavi a guardare! Ma che fai? Ma che ce l'hai con me? No. Ma questo sempre con me? Sto cercando un mio terzo occhio. È drogato, si vede dal capello. Siamo tutti drogati. E chi dice niente? LSD, MS. Marlboro. Anche lei è drogata? Ecco, i pazzi simpatizzano. Mio terzo occhio, my third eye. Here is... Ma che fa? Ma è scemo, si vuole buttare dal terrazzo! Ma un uccello! Ma che uccello! Ma che coglione! Qui siamo al quarto piano. Mimì! Come sei bello, oddio. Io ti amo! Ma che? Sfrocio questo! No, lasciami! No, non mi toccare, non mi toccare, non mi toccare, sai! Dammi un bacio! No, schifo! Dammi no, un bacio! No, no! Che bella pelle tu hai! Oddio, dottore, mi tocca! No, come vai sul letto, come vai sul letto, come vai sul letto? No, no, lasciami stare! Morbido come il burro! Lasciami stare, lasciami! Tutto, ma il culo no! Rosalba, Rosalba, dove sei? Mimì! Chi ha visto passare una persona strana? La passano tante le persone strane stamattina. La macchina! Eva! Senta, lì c'era una Volkswagen azzurra con targa straniera, ne sa niente. E gliel'avranno rubata. Polizia! No! Ma... Polizia, all'altro! Ma che chiama la polizia? Ma che è matto? Fermo! Fermo! Si fermi! No, le rose rosse, no, non le voglio vedere, non le voglio vedere, no, le rose rosse, no. E ti pareva? Mimì, e che fai? Tuccio, sono a terra. E lo vedo. Che fai, non mi aiuti? E tu, se non sono cadavere, non ti sposti. Senti, Tuccio. Mi devi nascondere. Nascondere? Ho la polizia alle calcagna, che tra l'altro mi fanno pure male. No, ma le spiace. È tutto il giorno che corro. Che hai, una baracomana? Per fare sì. Ah, sì. Niente, un poco di riposo. Ah, riposo, sì, certo. Cara, sistemati qui, stai bene qui. Sei freddo, mamma mia. Ti copro, caro. Che bello, mamma mia, come sei sereno. Che è prima classe? Sì, vagone letto e freccia del Camposanto. Vuoi un cuscino? Forse è meglio una corona, che dici? Vabbè, sì. Mi già dorme, che bello. Riposa in pace. Commissario D'Afuso. Un incendio? Ma come l'ho fatto a me? Mica sono un bombiere. Dove? Alla villa del barone Galluzzo! Vengo subito! Bregolin, un incendio! Un incendio? A fuoco, cretino! Mimì!
morto. Mi hanno telefonato in questo momento. Sta andando a fuoco a casa tua. Ah. Mimì, alzati e cammina. Signora, si calmi, stia calma, non faccia altri sconsiderati! Un momento! Vai subito a vedere che cosa puoi fare, corri, vai! Stia calma, guardi che immediatissimamente arriveranno i pompieri! Stia calma! Ma guarda dov'è! Le corre, mamma! Ma che certo che corro, tanto sono così riposato! Non si muovere, Rosalba! Che ci muoviamo noi! Sta ferma lì, vai! La mamma! Scende giù! No, non da fuori, da dentro! Ti capisci? Rosalba! Bambina! Che forza! Vieni! Dimmi! Andiamo anche lei, io e te! Ma che è pensato? Si vuole calma! Ecco! Attento che c'è fumo là dentro! Bella, Dio mio! Non scappare! Sta fermo, un lattone! Che roba! E questo qui come è riuscito a salvarsi? Ha avuto culo, commissario! Via, porto io, lo voglio mando vedere quando è brutto! Sta sboccando, ma non sa. Va! Mi ma cosa stanno combinando questi? Ma che fosse una festa! Rosalba! Aspetta, aspetta! Che tu soffri di vertigini, aspetta! Vieni, vieni! Prenditi! Rosalba! Prenditi! Tu non ti sai andare sui tetti, scivoli! Minchia, com'è alta questa casa! Rosalba! La casa è alta! Qui ci scappa il morto! È un impulsivo! No, è un cretino! Ma che ci fa quella sul tetto là? Cretino! Venga giù! Fermati! Salta, salta! No, amore, dovrei pigliare spaventi, amore! Rosalba, ma dove vai? Aspetta, ti devo parlare! Non vedo l'ora di morire, almeno mi riposo! No! Però volata, ma dove vai? Non voglio morire, scherzavo! Ah, benedetta TV! Fermala che ci sei tu! Aiuto, non torno a dare! Attento che puoi cadere, Mimì! È caduto! Mimì, come sei bianco! Ti senti male, Mimì? Il bambino! Erika, la tedesca maschiona, chi è che l'ha ammazzata? Bragolino. Erika la tedesca non fu uccisa dalla tazza. Rosalba. Ma tra le due si insinuò la caramella. Che sarebbe io? Rosalba la tazza dormiva imbottita da sonniferi nella sua stanza da letto quando arrivò una certa telefonata che fu intercettata e ascoltata dalla caramella, da Eva. Sono Erika. Nostro appuntamento è spostato ai 4:30 in mio residenza della Rose. E allora, preoccupata per quello che l'amica Erika la vichinga avrebbe potuto riferire all'amico Mimì, Eva ha deciso di recarsi al Residence delle Rose. Tra le due donne esisteva un rapporto morboso, peccaminoso. E quando Erika, in preda alla gelosia, minacciò di rivelare l'attività di Eva come spacciatrice di droga, Eva perse completamente del tutto la testa e sparò sull'amica uccidendola con la pistola della vedova Cameron. A questo punto Eva si doveva creare un alibi. Ritornò alla villa,
prelevò subitamente Rosalba la tazza ancora intondita e la portò al residence delle rose, vicino al cadavere di Erika, lasciandoli... Vado solo. Ma la sua signora, donna Rosalba, non è stata lei a graffiare sul collo quella bottana? Ma quale graffiare, commendatore? Quella unghia non ne aveva più, se le erano mangiate tutte. A graffiare Eva in faccia era stata Erika durante la colluttazione. Ma questa Eva, alla fine, l'arrestarono o no? E certo, fu fermata all'aeroporto. Quelle della polizia sono molto furbi, ci hanno guardato pure dentro le mutande e ci hanno trovato 150 grammi di una polverina bianca che poi alle analisi risultò... Cocaina! Bicarbonato. Ma il capellone culatone, cosa c'entra? Ma quelli culattoni c'entrano sempre. E infatti fu lui che appicciò il fuoco alla villa, E lo scuro uscito dalla bambola, chi l'ha coppato? Anche questo è un caso risolto. Deletto d'ignoti. Ma una cosa non ho capito bene. Tutti gli altri, chi li ha uccisi? Ma gli altri chi, Bragolin? Dottor Tocitaro, la vedova Caberò, il notaio Dio Guardi, l'infermiere Pasqualino. Non è possibile che non capisci mai niente. Ma quello il caso è chiarissimo. Sono scannati a vicenda. Seguimi sempre, Bragolin. Bicarbonato, Citraro, uguale speculazione edilizia. Cucchiaio notaio, uguale magistratura. Tambone, onorevole, uguale alta politica. Qua si tratta di una vera organizzazione mafiosa che faceva capo alla società edilizia che ha vinto l'appalto per la costruzione del nuovo quartiere. Che cervello, commissario, come fa? Questa volta la promuovo il vicequestore. E attento, faccio promuovere vice maresciallo. Onde devo bracolare? Porta sua. Ora telefono al questore per informarlo che il caso è brillantemente risolto. Tu non lo conosci? Questo è originario del Guagliarulo. Straordinaria, proprio simpatica. Pronto? Signor questore, sono Tafuso. Dunque, l'organizzazione mafiosa è completamente smascherata. Si celava sotto le mentite spoglie della società edilizia Santa Rosalia. È sede in via Santissima al numero 3. E a questo punto, signor questore, una sola cosa mi resta da fare. Fatti i cazzi tuoi. Scusi, cosa ha detto? Fatti i cazzi tuoi. Come? Fatti i cazzi tuoi. Fatti i cazzi tuoi! 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 Facci i fatti suoi, che meglio! Figliolo, la signorina ha ragione. Tafuso? Nudare, per rispetto alla legge. Fatti i cazzi tuoi! Fatti i cazzi tuoi! Fatti i cazzi tuoi! Ho capito! Il caso è archiviato! Eccoli, sono loro. Ciao! Rosalba! Ciao. Mimì! Tuccio! Come stai? Cosa mi avete portato? Cosa ti abbiamo portato? Una bella cosa, tutta per te! Sì. Dai, ecco, è tua, dai! Mettila lì! Mimì, ti piace? Sì. Bello. Ti piaccio? Ha detto sì. Perché non mi sedete? Cavalluccio, presto guarirai. Sì, me la sento. Mimì, abbiamo una bella notizia per te. La vuoi sentire? Sì, la voglio sentire. Mimì, stai per diventare padre. Non è vero, Gioiuzza? Sì, Mimì, un figlio nostro. Nostro? Nostro? Un galluzzo. Un galluzzo. Commendatore!
come le donne! Sono madre! No, lei è cornuto! Come le donne, c'ho un figlio! No, lei ha le corna!